Però, non è totalmente una cagata, eh. Si sta gonfiando, ragazzi. Buongiorno a tutti ragazzi, altro giorno all'isola Maddalena. Come avete visto anche ieri, ci siamo addormentati in questa piccola spiaggetta che si chiama Spiaggia Alberello ed è sull'altro isolotto dell'isola Giardinelli, che praticamente è un prolungamento della Maddalena. Siamo comunque sempre sulla Maddalena. Abbiamo dormito da Dio con un pochino di venticello, a volte smetteva, a volte ritornava, ma senza nessun tipo di problema, proprio silenzio totale, solo le onde del mare, che tra l'altro c'è stata anche un pochino di alta marea, nel senso che noi, come avete visto, siamo parcheggiati praticamente sull'acqua, quindi si è alzata leggermente, non che arrivasse alle ruote, però si è alzata un paio di metri rispetto a ieri quando eravamo in spiaggia, è salita. Come vedete, ieri sera sul tardi sono arrivati due ragazzi, non so se sono dell'Austria o che, comunque vabbè, hanno parlato in inglese. Ci hanno chiesto se i ranger erano ancora passati, perché loro praticamente erano dall'altra parte dell'isolotto, sono arrivati e li hanno mandati via, quindi non sappiamo appunto se rompevano le scatole o meno. Sinceramente, fortuna o caso o quello che è, qua non sono passati, quindi non ci ha rotto le scatole nessuno. È anche vero che se vabbè arrivavano, gli dicevamo che non stavamo né campeggiando né niente. Ai ragazzi gli hanno detto o state qui o comunque andate, se non abbiamo capito bene, comunque dovevano andarsene e vabbè, sono venuti qua. Con le riprese del drone che ho fatto prima, come avete visto, ci sono altri due van parcheggiati, quindi ad alcuni magari rompo le scatole, ad altri no, magari dipende in che posizione sei, non lo so. Comunque è andato tutto bene. Buongiorno, buongiorno Claudia. Buongiorno. Dormito bene? Abbastanza. Sì, abbastanza. Mac ha dormito bene? È in giro. Mac, dov'è Mac? Mac, eccolo lì. Hai finito di andare in giro dove vuoi, eh? Vuoi? Tu qua non potresti neanche andare in giro così. Su, vieni qua. Qual è il programma di oggi, Claudia? Non so, tu vuoi andare in kayak? Ma io pensavo di andare in kayak, anche perché qua si presta un po', no? La zona al kayak. Sì, almeno lo usiamo un pochino. Qualche isolotto, qualcosa. Cosa c'è magari dietro di là? Qui abbiamo visto, ma di là a destra. Con calma, intanto facciamo colazione, poi dopo gonfiamo magari il kayak e vediamo di andare magari dalla parte di là, puntare verso destra e fare il giro dell'isolotto dall'altra parte. Sì, la parte diciamo di là, fuori da questa caletta qua, il mare è leggermente più mosso, anche perché è un po' più all'aperto, qua siamo un po' più riparati, però vabbè, tanto stiamo vicino alla costa. Adesso vediamo un attimino il giro da fare,
Intanto io sto ricaricando le batterie del drone, macchina fotografica e tutto l'ambaradam, così almeno possiamo fare un reportage di tutta la giornata. E dopo esserci fatti una bella colazione, ragazzi, sono le 9:30, ce la siamo presa molto con comodo, fatto qualche foto su Instagram così, e adesso mi preparo per il gonfiaggio del kayak. Tra l'altro, ho comprato una delle mie solite cagate su Amazon e voglio vedere se funziona. E se funziona ve la consiglio, se non funziona lasciate perdere, che è meglio. Eccolo là dietro, adesso tiro via tutto questo popò di roba e mi metto subito a gonfiarlo lì. La cagata in questione che vi dicevo è questa, ragazzi. Praticamente ho trovato su Amazon una pompetta USB per il gonfiaggio di, si presume, materassini, anche kayak almeno. La spacciavano così. Adesso l'ho caricata, calcolate che aspira e soffia anche aria, quindi si può sia sgonfiare che gonfiare. Però calcolate che, essendo USB, io, bah, oddio, sulla potenza la vedo un po' dura. Adesso collego qua l'adattatore, tutto per gonfiare e proviamo a vedere che cosa succede. La situazione è questa. Ho visto che l'adattatore della pompetta USB è uguale all'adattatore in dotazione della pompetta della Decathlon. Ho rimesso sulla sua valvolina e adesso vado a soffiare dentro e vediamo cosa succede. Penso che bisogna tenerlo qua perché sennò cade, quindi con una mano è da tenere. Anche perché qua pesca l'aria e da qua la butta fuori. Vediamo un attimo. L'unica cosa sono le tempistiche. Penso che ci metteremo forse tra i 3 e 4 anni. Voi rimanete lì, ragazzi, che nel 2024 vi faremo vedere come andare in kayak alla Maddalena. Non c'è nessun problema, eh. Se non avete fretta, se non avete niente da fare, rimanete lì. Io comunque faccio un time lapse, ma ando avanti veloce. Intanto facciamo altro noi. Però. Non è totalmente una cagata, eh. Si sta gonfiando, ragazzi. Si sta gonfiando. Allora, la pompetta l'ho appoggiata così, tanto vedo che soffia dentro lo stesso e non cade. Però guardate che roba. Si sta gonfiando. E non sto mandando avanti il video, eh. È sempre la stessa registrazione. Cazzarola funziona, forse non è totalmente una cagata di Andrea. Dai, bella, vediamo. No, perché dovete sapere che con il discorso di Amazon, delle consegne Amazon Prime veloci, io compro una marea di cagate. Poi vabbè, alcune vanno a buon fine, altre invece rimangono lì nel cassetto. Però vabbè, sono mie prove così. Guardate che roba però. Adesso finisco di quasi gonfiare questo tubolare qua. Attacco sul cronometro e voglio vedere quanto che ci metto a fare l'altro. Però calcolate che non sto facendo fatica, quindi chi se ne frega, anche se ci metto 5 minuti in più, almeno non faccio fatica io. Non è neanche tanto caldo, devo dire. Bisogna l'unica cosa capire una carica quanto dura, nel senso che se riesco a gonfiare il kayak una volta, ci sta, tanto la metto sotto l'USB e si ricarica. La cosa bella è che funziona appunto con l'USB a 12 volt, quindi bah, ci sta ed è portabilissima. Ok, non so se riuscite a vedere, sono le 9:39 il cronometro. Adesso posiziono qua la GoPro e lo facciamo partire. Partito! Ok, guardate qua. Sono le 9:49, 2 minuti e qualche cosa, quasi 2:01, e si è gonfiato anche leggermente di più dell'altro. Quindi bomba, ragazzi, adesso gonfio anche il pezzo sotto e ci dovremmo essere.
Però a questo punto pompettina super approvata, quindi se vi serve vi lascio il link qua sotto di Amazon, così magari potete acquistare anche voi. Mentre stavo gonfiando sono arrivati due signori che vi dicevo ieri con la macchina, infatti ci hanno suonato. Adesso mi sa che a breve, prima di partire col kayak, ci beviamo un caffè assieme, così, e poi dopo via con il kayak. Intanto Claudia, mentre gonfiavo il kayak, ha preparato un po' di scorte di viveri per la giornata: panini, patatine, scatolette di Mac, grissini, e poi ci portiamo dietro anche un paio di birre, penso, e l'acqua. Molto bene, tutto pronto ragazzi, zainetto con dentro drone, telefoni eccetera, mangiare, salviettine, ombrello, e praticamente la barca è pronta per la navigata. Lasciamo il van là, bello chiuso, siamo usciti dalla caletta, vogliamo fare il giro di qua e andare verso di là, perché adesso non so se si vede, magari ve lo faccio vedere dopo. Quella lì è la spiaggetta di Testa di Polpo, Testa di Pulpo, chiamatelo come volete, perché c'è proprio una roccia gigante che sembra appunto un polipo. Guardate che acqua che c'è. Eccoci qua ragazzi, siamo arrivati alla spiaggia do Pulpo, come dicono qua. Sembra, la testa del polpo, del polipo, con tutti i tentacoli. Siamo arrivati in questa piccola spiaggettina ragazzi, la spiaggia del polipo era là dietro, solo che essendo pieno di gente non ci siamo messi là, quindi siamo venuti qua, che ci sono un pochino di alghe qua davanti, ma chi se ne frega, anche perché dopo, come vedete lì, è azzurrissimo. Che panini hai fatto Claudia? Bresaola e crudo. Bresaola e crudo. Maionese. Ma sono due bresaola e due crudo? Tre bresaola e uno crudo. Che sai già che io c'ho tanta fame. Sì. Molto bene, molto bene. Questi sono due con il... Ho fatto bresaola. Già la maionese insalata. Anche la maionese c'è? In uno sì, nell'altro c'è bresaola, sottilette e maionese. Molto bene. Come avete visto dalle riprese del drone ragazzi, tutta la costa qua fa paura con i colori, anche lì soprattutto dove c'è appunto la spiaggia del polpo è micidiale, davvero una piscina. Però appunto con il drone, adesso io e Claudio stavamo guardando che dopo praticamente la spiaggetta dove siamo noi con il camper c'è una piccolissima insenatura dove teoricamente almeno fino adesso non c'è nessuno, quindi adesso cosa facciamo? Sbaracchiamo con il kayak, ci spostiamo in quella spiaggettina là, anche perché è 1:15 e così ci godiamo le ore restanti della giornata, penso proprio in quella spiaggettina là.
Niente ragazzi, come non detto, siamo riusciti a fare le riprese mentre ci stavamo anche spostando in quella spiaggettina che vi ho detto poco fa, però come in tutte le cose, nel momento che parli poi dopo succede l'incontrario. Cosa ho fatto? Ho parlato, ho detto guardate che non c'è nessuno, adesso proviamo ad andare lì. Track, dopo 20 minuti, neanche, non lo so quanto è passato, arriviamo lì e c'erano giù delle persone, ombrelloni e tutto l'ambaradam. Siamo rientrati, che poi tra l'altro anche nella zona qua adesso dove siamo noi col camper, come avete visto dalle ultime riprese, l'acqua qui rispetto comunque a ieri è cambiata completamente, non so come mai, ma sembra davvero più pulita, bella bella bella. Ci facciamo un altro bel bagnetto, lì c'è il signore e là c'è la moglie appunto che abbiamo conosciuto, dopo ci beviamo un paio di birre. Però come vedete la situazione è questa e tra l'altro c'è anche pochissima gente. Mecchino lo lasciamo qua perché come vedete ragazzi è cotto, così almeno sta qui a riposare. Gli ho messo questi due bei ventilatori sparati lì così almeno lui rimane tranquillo e andiamo a goderci le ultime ore di mare qua nella spiaggia di Alberello alla Maddalena. Stiamo arrivando al tramonto anche per oggi ragazzi, sono un po' cotto, tra l'altro mi sono fatto una bella ora di dormita lì sotto all'ombra dietro di qua. I signori ormai sono andati, ci siamo bevuti una birretta, due patatine, abbiamo parlato un po'. No, sono stra simpatici, sono appunto due sardi, due maddalenini, si chiamano così, non lo sapevo neanche io che c'era questa diciamo tipologia di sardi, perché comunque vivono e sono cresciuti alla Maddalena e comunque ce lo dicevano anche loro che il periodo migliore appunto è giugno e settembre, perché davvero ti puoi godere tutte le spiagge, anche Caprera o comunque la Maddalena, ma tutta la Sardegna bene o male, senza diventare matto per quanto riguarda il casino di gente e tutto il resto. Però vabbè, tanto bene o male lo sapevamo anche noi. Adesso io ho un piccolo compito da fare, perché il compito grosso sarà domani mattina. Innanzitutto devo sciacquare un attimino il kayak, non tantissimo, ma con la doccetta fuori da quella del bagno, gli do una cannatina un attimino, giusto perché è stra impastato di sale. Così domani mattina quando ci svegliamo presto lo richiudo bene e ci si sposta e penso proprio che andiamo a Caprera. Poi dopo mi metto sotto con i video da portare su YouTube, così almeno rimango in linea con le giornate e cerco sempre appunto di farli uscire ogni due giorni. Quindi questo video voi lo vedrete tra un po' di giorni, però cerco di non farvi rimanere senza video, almeno ci provo.